Tenere chiuse le finestre, uscire di casa solo per necessità, sospendere la raccolta di frutta e ortaggi e il prelievo di acqua a fine rigo da pozzi e vasche non protetti. Non consumare uova e carne di pollame allevato in aia, no, alle attività di giardinaggio. Tenere gli animali domestici in casa e se possibile non far giocare i bambini all'aperto impedendo il contatto delle mani con il suolo. Infine vietare il pascolo e lo sfalcio. Sono le raccomandazioni della Direzione Regionale Salute per le ordinanze dei sindaci di Aviano, Roveredo in Piano e San Quirino nelle zone coinvolte dalla nube di fumo originata dall'incendio di sabato sera all'impianto SNUA. Le prime rilevazioni dell'ARPA hanno evidenziato valori delle polveri fino a 4 volte superiori alla media nella zona a ridosso dello stabilimento e in prossimità dell'aeroporto. Per questi 2 punti sarà effettuato un ulteriore controllo con contaparticelle. Un successivo monitoraggio a San Quirino, Sedrano e San Martino ha rilevato invece valori nella norma. Per ognuno dei 3 comuni sarà definito il perimetro della zona rossa. Stiamo disegnando la zona particolarmente impattata in base alle informazioni che abbiamo meteo. Le indicazioni sono valide fino a nuove ordinanze e sono state emanate in via prudenziale fino a ulteriori riscontri dell'ARPA, come spiegato nella riunione di emergenza convocata in prefettura. Parliamo di misure precauzionali che devono essere confermate dalle evidenze tecniche, chimiche, che saranno comunicate nei prossimi 24-48 ore. Intanto i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di smassamento, mentre proseguono gli accertamenti sulle cause del rogo.